17 giugno 1885, la Statua della Libertà arriva a New York. È un dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Lo scheletro metallico è di Gustave Eiffel, l'autore dell'omonima torre, mentre la parte scultorea è opera di Frédéric Auguste Bartholdi. Miss Liberty, come venne subito soprannominata, svetta all'entrata del porto del fiume Hudson a rappresentare il benvenuto per tutti coloro che arrivano negli Stati Uniti.